Allora, nuova settimana, nuovo video. Ammetto che questa settimana non sapevo esattamente che contenuti portare sul canale. Poi mi sono detta 2 secondi fa, così, perché oggi è martedì e il video uscirà questo giovedì, se tutto va bene. Mi sono detta, perché io non prendo ipoteticamente e facciamo tutta la carrellata di tutti i miei cani? Visto che ne ho proprio due o tre. Quindi niente, oggi vi presento i miei cani, quindi vi presento la Dex Amore Family. Allora, la prima di cui vi vorrei parlare è Stellina. Stellina non c'è più, è della zampa che ho tatuata qua sulla spalla. Stella non c'è più, se n'è andata il 13 settembre del 2018, aveva 15 anni. È stata la mia prima chihuahua che ho voluto io, perché io tutti i chihuahua. Se riesco vi metto una foto. Era una pelo raso e dormiva con me tutte le notti, era il mio pezzo di cuore più importante, ho sofferto un sacco la sua mancanza. Niente, mi manca da morire, però appunto non ci posso fare nulla. La vita purtroppo è questa, si sa che purtroppo queste cose capitano. E dopo 15 anni insieme, purtroppo mi è successa questa cosa. Tolto questo, vado a recuperare la prossima. Arrivo subito. Allora, lei è Luna. Fatti vedere Luna. Luna è la figlia di Stella, ha 14 anni. È nata il 2 di dicembre del 2005. Pesa più o meno 3,5 kg ed è una pelo raso beige. Niente, è un po' lunatica. Ed è il capobranco di questa casa. Sì, è vero che sei il capobranco tu. Fai così. Saluta e ciao Luna. Allora, poi abbiamo la guest star del canale. Vi spiego perché. Allora, il suo nome è Dex Amore Glendall, principessa Xina di Roma. L'abbiamo presa nel 2013. L'abbiamo portata a casa il 9 marzo del 2013. È nata il 25 novembre del 2012, pesa 2 kg. Pesa 2 kg, povera bambina. E la guest star del canale, perché il nome del mio canale arriva da lei, la parte del Glenn. La parte del Carol, come avevo già detto al tempo, è il cognome di Lewis Carroll, che è colui che ha scritto Alice nel Paese delle Meraviglie. Xina ha 7 anni, non è l'unica che ho di questa cucciolata, ma bensì ne ho altri 3 della stessa cucciolata. Niente, lei è la prima che ho preso, aveva 3 mesi e mezzo quando è arrivata a casa, era uno scriccio, un topo, e adesso pesa poco più di 2 chiletti. È un terremoto. Sì, è un terremoto, è vero tu? Lei corre, salta, gioca, piange se vuole mangiare, piange se vuole essere presa in braccio, piange se vuole scendere, piange se vuole il biscotto. E niente, questa è Xina. È la mia Xina, lei. Lui invece è Phoenix. Il suo nome d'allevamento è Dex Amore in Phoenix, Principe Tomé di Roma. Anche lui ha 7 anni come Xina, è il fratello di cucciolata di Xina. Io di lui mi sono innamorata che aveva 3 settimane di vita. Era bellissimo. Come fai a dire di no a lui? Mio bambino, come ti fa a dire di no a questa faccia bellissima? E sei bellissimo. Lui scodinzola. Scodinzoli, mamma. Lui è il cane più buono di tutta la casa. Non abbaia, non ringhia, non morde. Neanche le altre non abbaiano tantissimo. Non mordono i miei chihuahua. Lui però non abbaia neanche, cioè è finto questo chihuahua. Sei finto? È vero? Come scodinzoli. Come scodinzola il mio bambino felice. Lo amo. Lo amo, lui è un orsacchiottone. È bellissimo. Andiamo a prendere tua sorella? Andiamo? Noi ce ne andiamo. Fai così. Ciao ciao. Allora, poi abbiamo il peso piuma della casa. Questo è il peso piuma di casa, è vero Yumi? Siamo su 1,6 kg, 1,7 kg scarso di topo di cane. C'è anche lei 7 anni, sorella di cucciolata di Phoenix e Xina.
Lei è un peluche, una bambolina che scodinzola. Che tu scodinzoli, Yuma? È un pezzo di pane. Non si sente, dorme sempre. Un cane che portarlo in giro sta sempre in borsa, non si muove. È molto fifona. Però è dolcissima. È la nostra bambolina. Non è Yumi che sei la nostra bambolina, tu. È un pezzo di pane. E niente, ha 7 anni anche lei. È molto molto piccola perché la tengo con una mano, è veramente piccolissima. Sei piccola tu, vero? È la mia bambina piccola lei. Fa tenerezza perché sembra un cucciolo. È vero, Yumi, che sembra un cucciolino tu. Mi sono dimenticata di dirvi che lei invece si chiama Dex Amore Yuma, principessa Olimpia di Roma, tra l'altro, detta Yuma. Però mi ero dimenticata di questo piccolo dettaglio. Poi abbiamo lei. Lei è Sydney. 1,8 kg, 1,9 kg scarso anche lei. 3 anni. È nata il 15 settembre del 2016. Quest'anno ne fa 4. Mia bambina. Lei è il mio salvavita. È arrivata a casa 4 giorni dopo. No. 4? No, amore. 3 giorni dopo che è mancata Stellina, ci è stato fatto questo enorme, enorme, enorme regalo. Ed è arrivata lei. Non per sostituire, ma per tenerci impegnate, perché io stavo andando fuori di testa. Lei è un piccolo terremoto, ti parla, ti cerca, si struscia perché vuole le coccole. È un bijou, la mia bambina. È una bambola. Lei è la nipote degli altri 4 che ho e la sua particolarità, a parte aver paura di stare in braccio, vero Sydney? Fatti vedere da dietro. La sua particolarità è che è pezzata. È sabbia bianca con le orecchie nere, tra l'altro. Bellissima. Fatti vedere, amore, non avere paura. Dì, io c'ho paura. Metteremo un video dove ci sei tu che ti muovi, che vai a spasso. Allora, il suo nome per completo è Dex Amore Sydney, principessa Sissi di Roma. Perché lei è Sissi, è vero che sei Sissi tu? Sì, la mia bambina. E lei sarebbe tutto il giorno in braccio a me. Dentro la felpa, a dormire. È vero, amore mio? Sì, a lei piace stare in braccio. Ha paura se viene manovrata in braccio, però le piace stare in braccio a dormire. Specialmente in braccio mio. È vero, coccola? È vero, Sissi? Cosa fai? Dormi? Ti metto giù? Allora, lei è Bisby, non è abituata a stare in braccio. Ha 7 anni anche lei, sorella di cucciolata di Xena, Phoenix e Yuma. Lei è dolcissima, dà un sacco di baci, ti viene a cercare perché vuole le coccole, vuole sempre stare in compagnia, però non è abituata a stare in braccio, è vero, Bi? È vero, amore? È dolcissima. Lei ha lo stesso carattere di Stellina. E niente, il suo nome per completo, anche se mia madre non me l'appoggia tantissimo, è Dex Amore Bisby, principessa Barbie di Roma. Vero? È vero, bibi mia? Sì. E niente, lei è la mia bambina. È la mia bambina bellissima. Chi è quel bau? Chi è quel bau? Sei tu? Bella, lei è una mamma. Lei è proprio una mamma. È vero? È vero che noi ce l'abbiamo una bimba? Eh? E niente. Questi erano i miei bau. Allora, vi ho presentato tutti i miei cani. Attualmente ne ho 6, 5 pelilungo, un pelo raso, 5 femmine e un maschio. Non so cosa potrà succedere da qui all'avvenire. Quanti ce ne saranno, quanti non ce ne saranno. Mi auguro che ce ne saranno di più, mai di meno, però purtroppo la vita è questa. Niente, il fatto che io abbia i chihuahua in casa è puramente una casualità. Sono capitati per caso i chihuahua in casa. Dopo che abbiamo preso Stellina, ci siamo appassionati alla razza. Quindi, contando che la sua Stellina avrebbe 17 anni. Io sono 17 anni che vivo col Chihuahua in casa, mi trovo bene col Chihuahua in casa,
è un cane facilmente gestibile perché è piccolo. I miei fortunatamente hanno una buona linea di carattere, quindi sono tranquilli, non mordono. Ogni tanto abbaiano gli sconosciuti, però sono molto tranquilli, sono abituati ad andare in giro, sono abituati a socializzare con cani, con persone, li porto tutti e sei senza guinzaglio giù a far la pipì. Quindi nella realtà dei fatti lo stereotipo del chihuahua rabbioso non è sempre così. I miei sono fantastici, tanto che la gente mi chiede effettivamente se siano dei chihuahua o meno. Però sì, ho dei chihuahua, Luna è nata qua, perché è figlia di Stellina. Gli altri 5 a pelo lungo invece arrivano da un allevamento di Roma, per questo dico la Dexamore Family, perché loro sono dei Dexamore, figli di campioni. È una bella linea di sangue, poi c'è stata subito simpatia e fiducia reciproca con l'allevatore, quindi è nato tutto per caso, però è stata una fortuna. Adesso sto guardando le coppe perché ho qualche coppa e qualche coccarda quella in giro per casa, delle gare, non dei miei cani, però degli altri, dell'allevatore, in quanto comunque andiamo a trovarlo in esposizione. Non so quando riapriranno le esposizioni, perché farei volentieri un video sulle esposizioni anche, però sì, sono abitudinaria a frequentare anche esposizioni canine di bellezza. Lo sono perché il mio allevatore appunto le fa, quindi per andarlo a trovare lo utilizziamo come scusa. Però sì, è molto interessante anche l'esposizione per conoscere degli allevatori come si deve, perché comunque degli allevatori che hanno delle ottime linee di sangue selezionate fanno le esposizioni non solo per selezionare la bellezza, ma per selezionare la linea di sangue affinché non includa malattie. Quindi diciamo che le competizioni, le esposizioni selezionano la razza, ma selezionano la razza per permettere alla razza di tra virgolette migliorarsi, nel senso di essere una razza con delle linee di sangue pulite, sia di standard sia di salute e anche caratterialmente un po', anche se non tutti i cani che fanno le esposizioni sono bravi. Quelli che ho io fortunatamente sono dei bijou, hanno un carattere eccezionale. Per essere dei chihuahua, già il pelo lungo è meno rognoso di solito, per essere dei chihuahua hanno un temperamento fenomenale. Detto questo, niente, io senza i miei chihuahua intorno vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!